Buongiorno a tutti, mi chiamo Mia Landi e mi occupo dei servizi educativi del Museo d'Arte Orientale di Torino. Quest'oggi volevo proporvi un'attività legata a una mostra temporanea che abbiamo esposto in museo dal 13 aprile al 1 settembre del 2019, che si chiamava Goccia a goccia, dal cielo cade la vita, acqua, Islam e arte. Qui ho il catalogo, questo è il catalogo della mostra. E al suo interno troviamo illustrate queste piastrelle. Sono piastrelle iraniane a 8 punte. Partiamo da questa forma perché saranno le forme per il nostro laboratorio. In questa mostra si parlava dell'acqua nei suoi vari aspetti, nella vita religiosa, l'acqua dell'hammam, l'acqua nella vita quotidiana e l'acqua dei giardini. Le piastrelle islamiche erano uno degli oggetti interessanti perché le piastrelle sono all'interno dell'hammam, le piastrelle decorano le case, decorano i palazzi. Questa forma a 8 punte sarà la forma su cui lavoreremo. L'attività si chiama la forma dell'acqua perché useremo l'acqua e quindi gli acquerelli per decorare la nostra stella a 8 punte. Quando ritaglierete su un cartoncino abbastanza rigido, se possibile in carta ruvida, ritaglierete le stelle e poi si formeranno queste X che potrebbero essere utili per formare, una volta finito il vostro lavoro, una parete decorata con queste piastrelle di carta. Prendiamo degli acquerelli, se non li avete diluite tantissimo. La tempera, decorate, quindi colorate la vostra stella con i colori che più vi piacciono. Siate abbondanti nel mettere il colore. Potete ad esempio utilizzare un altro colore per fare le punte della stella. L'importante è che si abbondi di acqua. Poi recuperate un pezzettino di pluriball o del nylon, deve essere un sacchetto ma di plastica, non di quelli ecologici. Sopra la vostra stella dove c'è il colore, premete, imprimete e schiacciate forte questi due sacchetti, questi due fogliettini, in modo tale che lasciano un'impronta. L'effetto che poi otterrete sarà con il plurivo l'effetto gocciolina, come anche in questo caso, quindi il plurivo lascia la sua impronta, o se no un effetto marmorizzato dato dal sacchetto di nylon. Siate creativi e sbizzarritevi. Quando avrete tutte le vostre stelle, potrete poi fare la vostra parete. Buon lavoro!